Ehi, bentornati su Breaking Italy. Questo è il logo di Red Candle, una software house di Taiwan dalla quale vorrei partire oggi. Ma prima, piccolo passo indietro. Ecco Taiwan. È una piccola isola a sud-est della Cina, che noi chiamiamo Taiwan, ma il suo nome è ufficialmente Repubblica di Cina, senza il popolare in mezzo. È una nazione, di fatto, ma è anche parte della Cina stessa. Entrambi i governi, infatti, non solo dichiarano di essere loro, semplificando molto, la vera nazione cinese, per ragioni storiche anche interessanti, che però non è il momento di trattare, ma estendono le loro pretese sull'intero territorio cinese. Tutto questo per dire che i taiwanesi sono allo stesso tempo cinesi, ma si sentono indipendenti dal resto dei cinesi, spesso sono critici del governo cinese e del suo sistema non democratico, ma comunque sono considerati cinesi da tutti gli altri cinesi. Chiaro, no? No, vero? Fantastico, andiamo comunque oltre. Red Candle, come chiunque altro, pubblica i giochi su Steam, una piattaforma internazionale che è però sostanzialmente americana e che, in teoria, incarna perfettamente i valori liberali che paiono cigolare in tutto il mondo ma ancora tengono. Quindi libero mercato, libera impresa, libertà di espressione e tutto il resto. Tra la sua libreria di giochi, pochi giorni fa, ne è appunto comparso uno nuovo di Red Candle, un'avventura grafica tridimensionale in chiave horror, di quelle nelle quali ti muovi in luoghi che, boh, fanno paura, scopri la storia, e se sei coraggioso come il sottoscritto, giochi con le braccia tese verso i comandi, così, la testa girata di 90 gradi e un occhio chiuso perché c'hai paura. E rigorosamente mai da solo in casa. Mai. Il gioco, pubblicato da qualche giorno, stava andando molto bene e anzi è stato largamente apprezzato da buona parte degli abitanti della Cina, dove stima è tollerato. La gente lo usa, il governo fa finta di niente. E le ragioni dell'apprezzamento sono ovvie, se si ragiona sul sempre maggiore orgoglio nazionalista che si sta diffondendo nel paese, spinto dal governo di Xi Jinping. Quindi, il gioco è fatto in Cina, va bene nel mondo e sono tutti contenti. È il discorso del viva le produzioni locali, che è fondamentalmente comune a tutte le nazioni. Ma l'apprezzamento in poche ore si è ribaltato in bombardamenti di commenti negativi. Alcuni pensano addirittura organizzati con bot o fatti da persone pagate, e altri invece no, e fanno risalire il tutto al forte orgoglio cinese quando si parla di critiche alla sua cultura e ai suoi leader. E il tutto quando si è scoperto che il giocatore fosse in grado di raggiungere un particolare poster. Questo qui. Questa sorta di mostriciattolo, infatti, recherebbe due parole vietate dal governo cinese quando messe l'una vicino all'altra. Xi Jinping, il nome del leader massimo della Cina, che rimarrà tale per molti anni a venire, vista la sua capacità di accentramento di potere e creazione di un culto della personalità forte, che è stato in grado di mostrare negli anni, e Winnie the Pooh, una vecchia storia. Vista la somiglianza fisica tra i due, l'orsetto è un modo che viene utilizzato per deridere il segretario del Partito Comunista Cinese, che è quello che le persone fanno, lo facciamo tutti, deridere il potere per esorcizzarne alcuni aspetti che non ci piacciono. E per questo il governo cinese, che non può tollerare mancanze di rispetto in un sistema che si basa sulla paura che devi avere nei confronti di chi ha più potere di te, censura tutto, rimuovendo le immagini dell'orso da internet, perseguitando i dissidenti, per una cosa che alla fine è ridicola, ed esercitando la propria influenza censoria in tutti i modi che può. Bene, quindi al solito facciamo gli adulti, protetti da una nazione e un'unione democratiche e liberali, di certo non lo farei se fossi in Cina, mostrando questa immagine e anche questa, eppure questa. Molto bene. E poi possiamo andare avanti con la narrazione, che ovviamente non attiene solo al mondo videoludico. Quando si è scoperta questa cosa, come ho già detto, è successo un casino. Bombardamento di commenti, recensioni negative e conseguenti scuse da parte di Red Candle. Scuse alle quali io sinceramente credo, almeno a metà. La loro versione è infatti che il disegno fosse un placeholder, un'immagine che metti lì a caso in attesa di elaborare la grafica definitiva, e spesso scegli immagini che si sa sono fuori luogo, magari messe lì per far ridere i colleghi o esprimere un dissenso politico, che però è una roba tra voi, che non vuoi che finisca nel tuo gioco che parla di tutt'altro. Ve lo dico, l'ho fatto anch'io, lo faccio tuttora, è ovvio che accada, come è ovvio che se poi vieni beccato, un po' come se la vicina ti sente mentre parli male di lei, è un tuo problema e una tua responsabilità. Responsabilità che Red Candle si è subito assunta in più dichiarazioni, affermando che tra le sue intenzioni non ci fosse quella di offendere nessuno.
Ovviamente l'ipotesi che in realtà volessero fare i fenomeni inserendo un easter egg nel gioco e sperando che nessuno se ne sarebbe accorto è comunque realistica e possibile, ma prendiamo la loro difesa ufficiale per buona. Non è quella la parte importante. Il punto è questo. Il gioco è stato rimosso da Steam con delle motivazioni un po' deboluce, a dir la verità. Difetti di software, lamentele degli utenti, e in queste ore si sospetta che le due aziende stiano lavorando per rimetterlo in vendita con i contenuti offensivi rimossi o modificati. Questo ha però causato un'ondata di controproteste che cercano di sottolineare non solo che Steam non abbia delle politiche chiare quando ci sono problemi di questo tipo, infatti abbiamo già visto scandali legati ad esempio a contenuti moralmente discutibili nei videogiochi finire prima in decisioni di non rimozione, poi a giochi rimossi, poi rimessi in vendita e così via, ma anche alla questione meramente censoria. Secondo alcuni il governo cinese è così influente che riesce a far rimuovere un videogioco su una piattaforma che è americana e che vende in tutto il mondo, e quindi nemmeno in Italia, dove il gioco infatti non è disponibile. Per una scrittina che, soprattutto nel nostro universo, non solo non sarebbe offensiva, sarebbe legittimo mettere, come se il governo cinese chiedesse che questo video venisse rimosso perché ho sottolineato come effettivamente identici siano il suo pingue leader e l'orsetto più amato dei bambini. E YouTube quindi applicasse questa censura, che ovviamente in altri casi non avrebbe. Chiunque in Italia può tranquillamente criticare o prendere in giro il Premier o il Ministro dell'Interno e non subire conseguenze rilevanti. A meno di non essere in pubblico, vicino a degli agenti della Digos, mentre nessuno guarda, sto scherzando, per carità, fa ridere perché devo dire questa cosa a prepararmi le chiappe. Ora, io in realtà non credo che Steam abbia rimosso il gioco spinto da chissà quale potere. La Cina ha iniziato a esercitare un soft power, un po' come gli Stati Uniti, anche se per ragioni differenti, in modi differenti, ma non credo che sia così che funziona. È più una questione del seguire i soldi. Ne avevamo già parlato, vi ricordate, quando notavamo come sia ad esempio necessario, anche per le grandi produzioni americane di Hollywood, asiatizzarsi un po', inserendo parti con attori cinesi o girando alcune scene in quella parte di mondo proprio per massimizzare la possibilità che il film in questione sia approvato dal governo e apprezzato da un pubblico enorme. Pecunia non olet, diceva Vespasiano, i soldi non puzzano, nemmeno se invece che di dollari si parla di RMB. In tal senso questa è una battaglia in atto, perché se vuoi vendere in Cina devi piegarti alle loro regole non democratiche, tapparti il naso, tapparti la bocca e qualsiasi altro orifizio fondamentalmente. E questo scontro tra mercato e valori democratici è riassunto nei più grossi player di mercato, Google compresa. Vi ricorderete, era uscita Google dal paese e poi, mesi fa, era circolata l'idea che invece volesse rientrarci, pronta a mettere in discussione con il governo cinese i puri valori che l'avevano portata ad andarsene, sbattendo la porta. Continuiamo a parlare di democrazia e di valori che un tempo sembravano saldi e impossibili da mettere in discussione e che ogni tanto invece, lo si vede da piccoli elementi, vengono calpestati senza che le persone freghi granché. Anzi, in molti casi, quegli stessi elementi che hanno unito l'Occidente e che sembravano le basi con le quali avremmo potuto migliorare il mondo, iniziano ad essere considerati un peso, sostituiti da una sorta di efficace decisionismo o millanta totale. Erdogan, Putin, Duterte, personaggi che secondo questi standard dovrebbero incontrare pochissime simpatie in Occidente, e invece ne incontrano qualcuna di più. A tal proposito, viva se vi consiglio un libro in merito, non lo faccio quasi mai in realtà, ma ad indagare al meglio i cambiamenti nelle nostre società, in tal senso, è stato senza ombra di dubbio Harari, nel suo 21 lezioni per il 21esimo secolo, ne abbiamo già parlato, che è senza ombra di dubbio il libro più bello che io abbia letto lo scorso anno. Lascio l'Amazon referral in descrizione. Se ci sarà qualcosa che vi colpirà di questo libro è come, secondo l'autore, la crisi delle società venga dalla paura delle persone stesse di diventare irrilevanti e che quindi tendono a respingere qualsiasi valore nobile che viene in qualche modo legato a un sistema che le ha portate a sentirsi così insicure. E poi, l'avete mai visto Harari in faccia? Sembra la risposta israeliana ad Aranzulla,
quindi non è che gli si possa dire di no. In questo contesto è abbastanza normale che tutti quanti siano un po' sul chi vive quando si parla di certe cose, quindi specie quando trattiamo di superpotenze che vogliono sottolineare quanto siano super. Se vi foste persi per dire le ultime schermaglie tra Stati Uniti e Russia su una possibile ripresa alla corsa alle armi, ad esempio con gli uni che parlano di schierare i missili in Europa e gli altri che pubblicano in TV, anche su Russia Today ovviamente, i siti che colpirebbero con delle atomiche in territorio americano, beh, rimettetevi al passo coi tempi, perché sono scambi spaventosi. Anche se non quelli dei quali dovremmo avere più paura. È solo un po' strano vedere in TV qualcuno che dice come invaderebbe un'altra nazione, tutto qui. Mi riferisco principalmente a una delle grandi questioni dei nostri tempi, però, che è sicuramente il cyber warfare, che tristemente avviene su Facebook, perché le cose nei film, con gli hacker che digitano codice su schermi nero e verde e che non hanno mai imparato a usare un mouse, sono sempre un po' più fighe, perlomeno dello scoprire che buona parte della propaganda la si finisce a fare tramite i meme. A tal proposito, Facebook ha riattivato le 4 pagine che aveva sospeso, ne avevamo parlato, dopo aver scoperto, pur trattando argomenti legati al mondo americano, in inglese, essere legate al governo russo. In the Now e Soapbox, note per i contenuti politici, spesso critici del governo americano, e altre 2, Wasted e Back Then, tutte quante che mischiano contenuti innocui a pezzi di forte opinione politica. Che sarebbe ok, viva le opinioni, meno ok quando sono promosse da un governo straniero, peraltro non alleato, peraltro accusato di fare tutte le cose che conosciamo benissimo e delle quali abbiamo parlato sino allo sfinimento. Da avvelenare la gente in nazioni europee, a invadere territori, a mettere in piedi campagne di confusione di massa. Sono solo accuse, comunque, solo accuse. Io non lo so. Magari la Crimea non esiste, come l'Australia. Facebook ha infatti deciso che le pagine potessero essere riaperte dopo che queste hanno accettato di rendere palese in home di essere sovvenzionate da una sussidiaria di RT, che è a sua volta legata al governo di Mosca. Questo perché Facebook, differentemente da YouTube, della quale sto parlando molto bene ultimamente, mi aspetto mio fratello, almeno un caffè ragazzi, mandatemelo qui in ufficio, beh, Facebook, dicevo, non ha una politica chiara nei confronti dei contenuti sovvenzionati da entità pubbliche, mentre YouTube aveva lanciato un progetto in tal senso proprio in concomitanza con gli scandali relativi all'emergere di campagne di disinformazione. A tal proposito, vi farà piacere sapere che è appena emersa la notizia che vabbè, guardate questo tizio, questo è Dmitry Peskov, il famoso, anche solo per l'aspetto rassicurante, portavoce di Vladimir Putin, a lui fedelissimo. Bene, Peskov ha una figlia, Elizaveta, questa ragazza qui, che è russa ovviamente, e che, per qualche ragione, ha scoperto Radio Free Europe, lavora come tirocinante per un eurodeputato francese della destra radicale, potendo quindi per questo muoversi liberamente nelle sedi del potere dell'Unione e avendo accesso a non si sa bene quante e quali informazioni. Ora, i legami tra le destre europee e il partito di Putin vengono ipotizzati da anni, da Marine Le Pen per arrivare persino alla Lega di Salvini, ai quali contatti l'Espresso ha dedicato recentemente un'inchiesta, a dire il vero non solidissima, che però traccia come possibili delle simmetrie di questo tipo. Quindi, mettiamola così, so che ci sarà nei commenti chi non ci trova niente di male, nel fatto che la figlia di un fedelissimo di Putin lavori nel parlamento di una potenza rivale, per un politico che è espressione di forze critiche di un'Europa sempre più unita e che ha difeso in sede europea l'annessione russa della Crimea. Niente, in realtà niente, la notizia la trovate nei commenti, cosa vi devo dire? Toh, vi mostro pure il profilo Instagram della ragazza. È un bel profilo, una bella ragazza. Nulla da vedere qui, circolare. In ultimo, l'ovvio, il Movimento 5 Stelle. Allora, in due parole proprio. In Sardegna, lo sapete, il movimento ha floppato completamente. I cittadini sardi, a cui terra i leghisti proponevano di vendere al governo Monti per fare cassa, perché la crisi l'hanno creata loro, erano le dichiarazioni letterali di Borghezio, che è tuttora eurodeputato e recentemente si è occupato, sapete cosa, di proteste dei pastori sardi a quanto pare? Beh, quegli stessi sardi, a distanza di poco più di 6 anni, hanno deciso di votare per quel partito lì. Perché si sa, lo si dice sempre, se ti prende a pugni e ti chiama Terun e ti vuole vendere e ti accusa di essere la causa di tutti i suoi problemi, in realtà ti ama, dagli le chiavi di casa tua. Il movimento comunque si lecca le ferite e io l'avevo detto, tutti l'avevano detto, i vaffanculi caddero dal cielo sulle nostre sfortunate teste, ma sta accadendo. I 5 Stelle
terminano la loro trasformazione in partito e dopo essersi rimangiati fondamentalmente ogni cosa ed essere passati sulle proprie regole iniziali che li rendevano diversi dai partiti tradizionali, come la turnazione delle cariche, vi ricordate, o l'obbligo di dimissioni in caso di processi giudiziari, Luigi Di Maio mette in discussione anche gli ultimi due pezzi di purezza rimasti. L'obbligo di dimissioni dopo due legislature, quello che serviva per evitare che i politici diventassero tali di professione, e la creazione di una segreteria di partito, che è un organo che serve a direzionare le attività sul territorio e che, lo sappiamo, è poi proprio popolata da politici di professione. Salvini, per dirne una, è emerso proprio da una lunga militanza nella Lega Nord. Bene, ora, non che ci sia niente di male, di nuovo, l'avevamo detto tutti. Non è che i partiti hanno le segreterie per dire e i politici di lungo corso perché sono cattivi, come si è detto per 10 anni nelle piazze popolate da bandierine bianche e stelline gialle, e che servono per direzionarne le attività sul territorio. Altrimenti a livello nazionale prendi il 1000% e poi alle regionali i tuoi candidati non li conosce manco la mamma e non li vota nessuno. È solo veramente interessante vedere questa mutazione, perché poi, per ora, questa cosa dei due mandati varrà solo nelle elezioni locali. Ma è ovvio che, se è discutibile adesso per i sindaci, lo sarà domani per parlamentari ed europarlamentari. Persino la regola delle non alleanze viene messa in discussione da Di Maio, sempre più ingessato, peraltro. E devo dire che, per una volta, guardandolo, parlare di queste robe qui, balbettare, essere un po' in imbarazzo, mi è dispiaciuto, mi è seriamente dispiaciuto, non ci trovo niente da ridere, mi dispiace. Era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Grazie agli alfieri di oggi, Paolo e Luca, dei quali non so niente peraltro, a parte che erano colleghi d'università qualche anno fa. Non so di che città siate, nemmeno in cosa si siano laureati, non so niente. Quindi abbracci generici, doveste vederli per strada, salutatemeli. Fate i bravi voi altri, lasciate un commento, iscrivetevi, campanellizzate, guardate la descrizione, stalkeratemi pure. Tanto ci rivediamo tra 24 ore.